tanti ritornelli. Paola, da tutti i ritornelli, che arrivino i nostri auguri in tutte le vostre case per un anno straordinario, che sia il meglio di sempre, sì. Alla grande. Abbiamo iniziato con questa canzone che tra l'altro noi un po', avendo girato un po' per il mondo, per tradizione la facciamo tutti a mezzanotte. È vero. E quindi è bellissimo stare con voi, è bellissimo anche in questo anno. Poi ovviamente dopo quella canzone lì c'è tanto Trenini a gogo. Che c'è rimasto addosso, sì, questa cosa, sì, dei Trenini a gogo. Allora, prima di fare un altro brindisi, tanto per non perdere il vizio, partiamo con una mattinata, parto io. Poi Pino Donaggio, giovane tu, bellissima questa. Pietro Galassi, Elena Cammarone, Il ballo del cuoco, e quindi frittelle con farina di ceci. Wow! Pensa un po' il nostro Moreno Jacoponi qui all'Hotel Villa Rita, a cosa ci prepara oggi. E poi Baraonda, Caterina Pasi and Friend, e poi Ricordi di ritornelli, Afrodite. E qui va detta una cosa, poi la spiegherò meglio. Federica Cocco e Amalia Fidel del Sud, canzone Regina. Ah, e dobbiamo dire che la canzone Regina, sì, del dicembre, sì, 2023. Votata da voi, signori, votata a casa. Votata da voi, proprio da voi. Pensa un po'. Allora, direi che con i bicchierini in mano si altro fa cincine, un altro bel brindisi. Mentre lanciamo il video. Tanti auguri a tutti voi, buon anno dai ritornelli, dal nostro cuore al vostro cuore attraverso la televisione. Auguri. Mattinata di Luciano Nelli. E vai. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantone. Ok, e dopo questa bella mattinata, mattinata era primo dell'anno, ragazzi, è molto importante. Grande voce anche il primo dell'anno. Sì, è un grande successo, devo dire, grazie a una straordinaria intuizione della Universal. Però dobbiamo dire adesso che cosa arriva adesso. Un certo signor Pino Donaggio. A Revival VIP, Ritorno al futuro, grazie alla nostra super redazione.
Giovane giovane, video originale del 1963. Pino Donaggio, classe 1941, è un cantautore e compositore italiano. Al Festival di Sanremo del 63 ottiene il terzo posto con Giovane giovane, un twist eseguito in coppia con Cocchi Mazzetti, che arriva in prima posizione per 2 settimane nelle classifiche italiane. Questa canzone dà anche il nome al gruppo che lo accompagna dal vivo sul disco, i Giovani Giovani. I dischi del 13° Festival di Sanremo vendettero generalmente poco, secondo la cronaca, a parte l'espluat commerciale come appunto Giovane Giovane, interpretato sia da Pino Donaggio che da Cocchi Mazzetti. Alla grande. Grazie alla nostra redazione, ce la rivediamo, questo bel ritorno al futuro, Revival VIP. Vai così. Svegliati, 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 milioni di baci aspettano te. Spendili, 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 tutti, tutti con me. Sono innamorato, sei innamorata, il sole splende per noi. Splende sul mio viso, splende sul tuo viso e tu sei più bella che mai. Oh, oh, giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Bella come giorno per giorno tutta per me, giovane, giovane, giovane sei come me. Ah, oh, oh, oh. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Adesso arriva Pietro Galassi insieme a Elena Cammarrone, che ci fanno ascoltare Nient'altro che te. E vai! Nel grande immenso che c'è, non ho nient'altro che te. Sto pensando a te in tutti i miei giorni. Faccia del mio magico sogno. Non ho nient'altro che te, non provo neanche a capire. La vita senza di te è un lungo lento morire. È il giorno che si fa notte, al sole chiude le porte. Non ho nient'altro che te. Quel giorno che si fa notte, al sole chiude. E adesso ci colleghiamo con il nostro Moreno Jacoponi, che è appunto il proprietario dell'Hotel Villarita, che ci ospita ormai da tanti anni. Grande chef. Bellissimo. Questo è il nostro studio. Sì, eh? È la sala ritornelli. È la sala ritornelli, è diventata, ormai è così.
ormai da anni, ci fa vedere che cosa si mangia oggi. È una cosa, devo dire, molto attuale in questo periodo invernale, sì. I necci, quindi le frittelle di necci, che vanno molto di moda, ma non so se solo nella nostra regione, penso poi che sia un prodotto italiano. Ma sì, cioè le castagne sono un po' dappertutto. Vanno a ruba. Alla grande. E allora, il ballo del cuoco. Amici, Ritornelli si sposta ai Fornelli con lo chef Moreno Jacoponi. Ciao Moreno, ciao, siamo buongiorno. A casa tua, quindi tu ci devi dare il benvenuto. Sicuramente. E ce lo dai oggi in un modo particolare. Tante signore mi hanno chiesto, Moreno, dacci una ricetta, perché noi anche a casa adesso ci dobbiamo sbizzarrire. Quindi ho pensato a una ricetta che ho già assaggiato da te recentemente. Sono delle frittelline di necci, di farina di necci. Come le chiami tu? Le frittelle di farina necci. Ah, farina necci. Quindi la classica farina di castagne, ma quella top buona, quality, come solo Moreno sa scegliere. Dai Moreno, illustriamo gli ingredienti. Allora, gli ingredienti. Un pochino di sale. E ce lo mettiamo pochissimo. E facciamo proprio seduta stante, dai. Esatto. Delle lamette di rosmarino, intere così. Ah, così proprio. Sì, non vanno tritate, perché così se qualcuno non le gradisce, le leva. Ecco, a mano. Esatto. Delle noci rotte, un pochino tagliate. Quindi gherigli rotti di noce, spicciolate. Esatto. L'uvetta, la sultanina, abbondante, eh? Io sono goloso. Certo, anche noi. E un pochino di zucchero, poco, perché la farina di castagne è già dolce. Quindi poco zucchero. 300 g di farina di castagne setacciata, 300 g di acqua. Questo è facilissimo, anche un bambino la può fare. Sei sicuro? Sì. Però bambini non provate, magari, perché solo in presenza di un adulto. No, ma è divertente per i bambini, perché quando la mescola viene fuori questo impasto... Sì. Che è molto divertente, mi ricordo quando ero piccolo che mi divertivo con l'acqua e la farina. Tu passavi anche con le manine? Fare i guai a mia mamma. Ecco, è lì che volevo arrivare. Dunque, una volta si gira con un mestolo, non importa una frusta, non importa un frullatore. Ah, quindi a mano così? Una volta fatto l'impasto, che è rapidissimo, eccolo qua, dopo pochi giri lui è pronto. Se non avete un cucchiaio da gelato, prendete un cucchiaio normale. L'olio caldo, questo è importantissimo. Qui chiaramente in hotel a Villarita abbiamo la friggitrice, ma a casa c'è, insomma. Con il cucchiaio. Ti seguo. Bagniamo l'olio, il cucchiaio nell'olio, poi prendiamo una porzione così, in questo modo, e la mettiamo a friggere, semplicemente, e così via. Dopo alcuni minuti le tiriamo fuori, 2-3 minuti, le passiamo nello zucchero. Zucchero a velo o zucchero normale? Zucchero semolato. Semolato. È una ricetta molto rustica, la ricetta dei nostri bisnonni. Per Natale non avevano panettoni, pandori, ricciarelli. Si facevano le frittelle di farina. Di farina neccia, che bello. Noi le abbiamo già pronte per assaggiarle. Certo. Comunque ricordiamo anche, Moreno, l'ebollizione, al punto di ebollizione dell'olio deve essere... 170 grammi. 170 grammi, non di più, altrimenti... Ecco, le procedure rimangono. Perfetto. E questo è il risultato finale, cari amiche. Appetitose, neanche troppo caloriche. No, un pochino. Però, insomma, siamo nelle feste, ma queste vanno bene che poi a marzo, sì, a maggio, a gennaio, quando a si trova la farina di castagne praticamente sempre. Con la prima farina loro vengono meravigliose. Grazie Moreno, squisitissima la tua ricetta. Ci troviamo ancora con le amiche di Ritornelli, Moreno Jacoponi, chef pluristellato. Un'altra bella produzione della Galletti Bosso, edizioni musicali, che ci fanno ascoltare Castellina, Pasi and Friends. E amici. Una gran baraonda? Una gran baraonda. Tra l'altro è stata anche canzone regina. We'll be right back.
Allora, ricordi di ritornelli, qui è una cosa molto particolare. Sì, sabato 25 novembre 2023, nella cornice della Milano Music Week 2023, si è svolta la prima edizione dei CI Music Awards. Nati per celebrare gli autori e gli editori di maggior successo, i nuovi premi hanno portato sul palco brani ed autori in base alle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e dalle royalties distribuite nell'anno 2023. Nella categoria canzone e locali da ballo con musica live ha vinto il brano Afrodite di Rossella Ferrari e Casanova, un brano che festeggia, pensate, i 10 anni dalla sua uscita, dopo essere apparso sul mercato per la prima volta nel 2014. Devo dire che oltre uno degli autori appunto il Re ai Giardini e ovviamente anche Fabio Pozzani. Che è stata una nostra scoperta. Puoi dirlo alla Pippo Baudo, no? Sono felicissimo perché pensate che un'altra volta era successa una cosa del genere ed era successa a una canzone, ma diversi anni fa, era successa a una canzone che si chiamava Piccolo fiore dove vai? Sì. Ed era la canzone che aveva nell'arco dell'anno, altro che Sanremo, cose, era la canzone che aveva reso più di tutti. In questo caso era stata più programmata, come si direbbe, esatto, è più eseguita dalle orchestre. Sì, in questo caso devo dire grandioso, perché è successo ad amici nostri ed è successo di nuovo. Ma Fabio Pozzani, poi, ma lo ricordi, puoi dirlo, ho scoperto io. L'ho detto, ho scoperto io. Grande Fabio. Va bene. E tra l'altro è un carissimo amico, sia lui che tutta la famiglia. Anche, e allora, anche Casanova. Li vediamo, Rossella Ferrari, Casanova, Afrodite. I successi non finiscono mai per quanto riguarda la musica da ballo, in questo caso per esempio Federica Cocco con questa sua Amalia, figlia del sud. Vai così. Siamo le onde del mare, grano e sale. Amma, Amalia, guardo il mondo coi tuoi occhi. Amma, Amalia, allure el fischese. We'll be right back.
E allora è arrivato il momento di salutarci, ma dobbiamo dire qual è la canzone regina del mese di... Dicembre 2023. E quindi, il mese di dicembre normalmente tutti gli anni vinceva sempre una canzone, era la più votata, una canzone natalizia. In questo caso invece è una canzone, non è natalizia, no, è una canzone di Luciano Nelli. È una delle ultime che ho scritto, sì. È di Luciano Nelli ed è Andiamo via. E quindi sono felicissimo, grazie a voi che l'avete votata, che da casa avete votato. Da domani continuate a votare, perché ricordo che tutti quelli che voteranno per la canzone regina, non solo per la mia ma anche di altri, anzi sono tutte anche quelle più, che noi mandiamo più in onda. Contento, mi sento meno in difficoltà se vince qualcun altro, però sono felicissimo di questa cosa e quindi vi ringrazio tanto. Tutti quelli che votano la canzone regina, uno alla settimana verrà ricontattato dalla nostra redazione e gli verrà inviato una compilation musicale di ritornelli. E allora, a questo punto vi salutiamo, l'appuntamento è da domani e ascoltiamo un pezzettino di Andiamo via. Andiamo. Ma io direi di salutarmi così. Il veglione. Grazie a tutti, a domani. Ciao. Andiamo via. Quanti ritornelli